Ciao amici! Allora ragazzi, andiamo un po' tra la fangazza e il ghiaccio. C'è la mitica Carla, eccola qui, amore mio. Eh sì, è mio amore. Absolutely. Assolutamente no. Allora, iscriviti. Scorri aggiornamento, aggiornati, triastro, ricerca. Allora. Ma io non ho capito. Amico che c'è tanti di quei mezzi ragazzi che stanno facendo la gente, vabbè, a noi non frega nulla. Andiamo avanti con la nostra partitella. Terreni allagati, siamo in Russia. Proprio Allora ragazzi, ciao Sandaler, ciao Stream Elements, you say like you Sandaler bro search offline. Oh my gosh! Vabbè, Sound Alert è andato. Allora, vediamo un attimo che cosa dobbiamo fare. Allora, da qui. Oh che bello. C'è scritto cosa dobbiamo fare esattamente dove ho la face. Ok, non è il massimo. Vabbè, vediamo se magari poi mi metto da un'altra parte. Allora, no, consegno al parcheggio, no. Allora, questo. Ma dov'è il mezzo? Ah, questo dobbiamo consegnarlo al parcheggio. Va bene, amigos, ci sto allora. Allora, vediamo un attimo di andare con il mezzo Lazov. Allora, questa è sì, absolutely. Possiamo tranquillamente andare. Allora, ci sono un sacco di. Di comandi da fare con il pad, eh. Allora, vediamo un secondo. Ok, allora, ai 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 caramba, ai ai caramba. Diventa molto duro, raga. Tiriamo un po' il camion perché se la fa non la tocchiamo più, eh. Ma riesco ad attaccare. Ah no, aspetta, ecco perché. Allora, ho il pianale lungo. Non posso attaccarlo. Allora. Allora, sapete che cosa vi dico? Invece di usare l'Azov, usiamo quella bestiolina lì. Sì! Qui siamo in Russia e questo è il parco mezzi, ragazzi. C'è l'Azov. Io direi di usare. Allora, la mia ditta è la Marco Drums SPA. Save Rescue. Ecco, usiamo questo. Usiamo questo, pata. Ci sto? Guarda che mezzo! Madonna, che inquinamento! Guarda che roba!
Incredibile, eh? Vai. Tra l'altro, aspetta un secondino, eh? Che dobbiamo fare la benza. A parte che devo andare a prendere un rimorchio di benza, quindi potevo farla anche tranquillamente lì. Allora, rifornisci. No, facciamo da il camion. E vabbè, riforniamoci da lui. Ok, andiamo. Adesso appena entra il mio amico Phil, che voleva vederlo com'era da dentro, gli faccio la visuale da dentro. Guarda qua che bella fumazza, eh! Vuoi guidare, mio amore, il camion? Provi dopo, è fighissimo, eh? Allora, guarda, ti faccio vedere una cosa fighissima. Praticamente, vedi, lui è lì. No. Allora, agganciamo il vericello dalla parte dietro, agganciamola alla punta e ci tiriamo fuori dalla fangazza la cisternozza, eh? Vedi che riusciamo a tirarcela fuori. Il vericello di sto robo è veramente una bestia, va, che roba. È questa missione. Okay. Perfect job, visto? Allora, adesso possiamo andare tranquillamente alla missione. La missione è qua. Quindi tac, 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 tac. Vediamo un attimo. Ok, sì, possiamo andare tranquillamente beati fino a qui. Poi... qua è dura. E vabbè, e lo consigliamo al parcheggio. Va bene, andiamo. A me piace sempre comunque vedere un po' anche la strada. Vai, vai camioncione. Ah sì, è vero, te gara su, non va con... Ok. Una marea di inquinamento totale, globale, di massa. Guardate che mezzo, ragazzi. Questo lo trovate nella... Allora, quando non va più... AVD e vai. Credevo che andava un po' più veloce, vi dico la verità. Però chiaramente vedete la bestia che è. Si può anche. Allora, non posso usare pad e cosa? Aspetta, eh. Usiamo un attimo il pad. Allora, appena vado a toccare il pad, mi toglie il volante. Questa cosa non è buona. No, buona. Allora, va talmente piano, ragazzi, che possiamo anche mandare un messaggio, anche se non dovete farlo assolutamente, eh? Quando si guida non si mandano i messaggi al cellulare, eh? Stiamo mandando un messaggio condividendo la live. Ciao amici e amiche, come state? Stiamo andando col nostro bello camionazzo. Adesso poi vuole guidare anche Carla, eh? Dopo l'altra missione la fai tu, mio amore, eh? Guidare il mega camion russo. Questo dovrebbe essere un Azov, se non sbaglio. Bellissimo. Siamo in Russia. Allora, ok, vi faccio vedere un po' il camion da fuori.
dobbiamo andare a postare la cisterna in un posto che è bello 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 posto, eh? Allora io prima di lasciare giù il carico, che è benza, è un carico di gasolio e benzina, io ci faccio il pieno, eh? Io rubo un po' di benzina a questi qua che sono andato a recuperargli il mezzo, in più mi faccio pagare perché io, Marco Trans, è SPA, ho aperto un'azienda di recupero veicoli incidentati, trasporti eccezionali e trasporti in generale, eh? Una bella azienda di trasporti. Ma diciamo che è molto bello anche a livello pedali e tutto, diciamo che più che altro bisogna tenere giù il gas molto tempo, quindi è una gran bella rottura di scatole. Non è che ti prenda tanto qua, eh. Ciao amici, come state? Grandissimi. Ok, acceleriamo. Ok, qui è un po', c'è un po' di fangazza, raga, eh? AVD inserito, non va più tanto forte. Credevo che andava un po' più veloce, vi dico la verità. Va bene, dai, le quattro gommazze che girano. Adesso vediamo come si comporta. Non credo che abbia le gomme da fango, eh? Non credo che abbia le gomme da fango. Allora, siamo un po' sul fango, ragazzi. Voglio vedere se scivola. C'è il volante del... Sì. Manuel! Ciao Marco, sono al modo del canale Disco di Toladi. Ti ho creato... tanto che puoi scrivere e fare gli annunci. Oh, grazie Emanuele, la Buzz, sei iscritto al mio canale, amico mio, iscriviti immediatamente al mio canale, eh. Grazie, grazie tantissimo, davvero ringrazio Toladin e ringrazio anche te, amico. Grazie, grazie, grazie. Ti devi spostare, mo? Oh, grazie, grazie. Allora posso condividere le mie live sul vostro Discord, giusto? Grazie, grandi, grandi. Sì, c'è anche Carla, c'è Bragali, c'è mia moglie, Manuel. Oh, perfetto, allora, grazie. Dopo io adesso ti vado a vedere che mi iscrivo anche al tuo... Aspetta che mi iscrivo adesso anche al tuo... Twitch, quando vai in live viene il messaggio automatico. No, davvero, è automatico! Grande! Beh, Bragali è lei, è mia moglie, quindi se vuoi iscriviti anche al suo canale. Grande! Uè, Phil! No, è Phil, amore mio, il grandissimo Phil! Kevin c'ha un nome strano, Albudun, quello lì, è il grandissimo Phil! Guarda qui, Phil! Guarda che mezzo, che bel inquinamento globale di massa che ti sto facendo portare un camionotto! Tutto bene, da tanto, eh? Da tanto, Carla! Di stare con noi, dai! Allora sto qua. Anche perché sei andata a guidare nel coso, ti hanno detto che sei bravissima, ha fatto un tempone assurdo. Al cinema c'è una sala giochi che fanno anche le gare. Con i simulatori. Con i simulatori, con PC. Io ho giocato. Ero l'unica donna, infatti c'era un sacco di questi che guardavo, ho fatto 1,35 e 2. A Monza. A Monza. Sì. Brava, vedi? Non è stata brava. Non se n'era aiuti di frenata. Vedi? Vedi, mio amore. No, aspetta, c'era la... Però non c'eri te, vabbè, che lì e qua. Ok. Quindi, allora, vediamo un attimo. Oh, vedi, pettinati, io devo... Oh, pettinati, io non ho più il computer. Guarda che ho pagato... per i petti. Ecco, ecco, grazie, grazie, perché non ho il PC. Me l'ha portato via... il grande Zaneboy. Tieni, mio amore, vai un attimo, poi torna. Ok. Ah. Allora, vediamo un attimo per quale motivazione sono già arrivato. Sì, sono arrivato. Perché non mi dà la missione finita? Sì, vedevo.
Desidratato e spettinato. Disidratato e spettinato. Ho detto desiderato, ho detto, pensa a te che. Hai ragione, amico mio, hai ragione. Bere però non ce l'ho ancora, Bere. Oh! Che figata! Oh! Allora. Io credo che posso mettere la webcam. Ciao amici, come state? Grandissimi! Ringrazio tantissimo Manuel, comunque. Grazie amico mio. Che mi hanno fatto il discordino. Ma forse se la metto in mezzo rompe le scatole. Forse. Allora, ok. No, oh, aspetta, amico mio. Ho sbagliato. Sì, vado in prima persona, ti faccio vedere com'è il gioco. Ti faccio vedere. Ma mettiamolo in mezzo, dai. Mi dà un fastidio vedermi in mezzo, vi dico la verità, però fa niente. Allora, ti faccio vedere il camion, è questo qui. Ok. Ti faccio vedere la prima persona. Questo è l'interno. Ciao amici di Twitch, grandissimi, come state? Ah, che bello che mi va in automatico. Qui vedi fuori, puoi vedere il quello che succede, vedi il finestrino, puoi vedere un pochino fuori, oppure ti butti dentro, vedi l'altro specchietto e poi mettiamo la visuale in avanti, ok? Guidiamo e andiamo. Allora, bisogna allora, c'è anche il cambio visuale qui su. Allora, vediamo un attimo. No, devo. No, ho sbagliato. Allora, fare la retro con questo qui è un po' tosterello, eh? Ok, vedi Phil? Attenzione. Ok. Vedi, è un po' un casino, per quello che io lascio la visuale anche da fuori, perché vedi, adesso dovevo andare là, guarda Phil, quindi ti metti. Ciao Lucas! Ero su Alien! Alieno, guarda che mezzo alienico che sto guidando, amico mio! Guarda il camioncino tanto bellino. Allora, facciamo il carburantozzo. Guarda, ti faccio vedere da dentro, Luca. Ok, andiamo. AVD inserito. Dobbiamo andare a prendere le cose, portarle, scoprire il paesaggio. Ci sono paesaggi incredibili. Un attimo. Ok, perfetto, qui ci passo. Allora, graficamente è una figata. Si può giocare in 4 giocatori. Infatti stavo facendo vedere questo gioco a Phil. Sì, bellissimo. Guarda, ci sono dei paesaggi incredibili. Guarda che roba, aspetta. Ciao amici di Twitch, come state? Grandissimi. Uno scorcio a SnowRunner. E qui siamo in un punto di fangazza, perché guarda, ti faccio vedere una cosa, amico mio. Qui siamo in Russia, a terreni allagati, quando inquini. hai ragione amico mio, guarda, ti faccio vedere. Ti faccio vedere l'Alaska e vi faccio vedere anche l'altro. Allora ragazzi, ci sono con i DLC un sacco di mappe, qui siamo in Alaska, qui è un altro tipo di camion. Qui è un altro tipo di terreno che è molto scivoloso, quindi i pneumatici da fangazza qui non vanno bene. Adesso vi faccio vedere un po' di drift, guarda. Altro che Loki, guarda qui il drift che ti faccio vedere io. Guarda, ma che roba. Qui drifta il camion, guarda come drifta, guarda che roba. E qui c'è un altro tipo di visuale proprio, quando va veloce. Guarda come drifta. Qui c'è un altro tipo. Guardalo come drifta. Guarda che drifta. Drifta drums. Qui c'è un altro tipo di visuale. Ecco, ti vado un po' sulla montagna così ti faccio vedere un bel paesaggio.
Anche qui i mezzi inquinano veramente assai. Oh, guarda che bello il paesaggio di montagna. Faccio vedere l'amico Phil la visuale da dentro. Sì, è molto bello. È un gioco un po' di nicchia, perché nel senso la gente non se lo caga tantissimo. Però è fatto bene, c'è un sacco di mezzi, un sacco di rimorchi, un sacco di cose da fare, le mappe sono grandissime. Infatti stavo un po' facendo vedere all'amico Phil un po' in generale com'è il gioco. E adesso vi faccio vedere anche la mappa del Michigan, eh. Facevo vedere un po' in generale. Ecco, qua siamo al porto, guarda. Sì, ti deve piacere il genere camion e andare in giro. Non è proprio come Euro Truck Simulator, che vai a destra e a sinistra, devi solo seguire la strada. Qui proprio devi anche capire nella mappa qual è il percorso migliore. Vedi, qui per dire devo andare a prendere il cemento, ok? Vediamo un attimo che cosa devo fare qua. Ok, se non sbaglio... No, non è questo, non c'entra nulla. Allora, se non sbaglio, fammi vedere un attimo. Tra l'altro qui c'è un potenziamento, eh? C'è un potenziamento proprio qua a pochissimo. Però per andare lì non ci si può andare con questo mezzo, assolutamente. Sì, amore mio, vieni. Ah beh, ci sono anche i mezzi normali, eh. Vieni Carla, vieni che c'è anche l'amico Luca. Vieni, Lucas, grandissimo. Ok. Sì. Mi specchiudi un po' l'audio, per piacere. Allora, Pacific. Ah, c'è anche Alex. Sì. Grande Alex. Io non riesco a vedere chi c'è dentro, ragazzi. Allora, vediamo un attimo. Sto vedendo un secondo. Un mezzo che vuoi. Io adesso qua dovevo fare una missione, che è consegnare il cemento. Non c'è. Io devo consegnare il cemento, però non mi ricordo più la missione com'era, e mi sembrava di aver portato, infatti mi sembrava di aver portato i mezzi. Il cemento è qua. Ah, è proprio uno, due, e consegnarlo qua? Vabbè, è una stupidata. Allora, vi faccio vedere come funziona. Prima tracciamo... No. Allora, con che mezzo lo porto? E andiamo in garage. Anch'io quando è partito ho detto mamma mia. Allora, vi faccio vedere i mezzi. Andiamo in garage. Negozio. Abbiamo la NK, questo qui che va benissimo. Poi abbiamo il CAT, che è questo qui. Ve lo faccio vedere. Ok, col Caterpillar. Abbiamo il mezzo gru. Potremmo anche usare il gancio. Allora, vediamo un attimo invece questo. Ciao Lucas, grande! Ciao Carlo, ti sta salutando mio amore. Allora, questo è solo con il... No, questo qua è una bestia, sto camion. Vediamo, vi faccio vedere anche questo qui. Questo qui è un Ford. Molto carino. Che mezzi... Allora, ci sono dei mezzi incredibili, vedi, proprio American 60, E sono fatti bene, dettagliati, ti dico la verità. Sono... Sì, questi qua sono quelli vecchiotti col musetto, questi un po' più vecchiotti, vedi, dritti così, molto simpatici, guarda che roba, giusto ci stava il pilota qua, qui succedeva qualcosa, eri morto praticamente, una scatoletta di tonno, sì, una scatoletta di tonno, con mezzo motore fuori, questo è proprio grande, questi camion mi piacciono un botto. Allora, questo Pacific, vediamo un secondo, che questo è una bestia ragazzi, che telaio posso montare? Sì, la cisterna, ma non mi fa montare quello per poter... Io devo portare i mezzi. Devo portare... Ah, questo, esattamente, questo. Però con la gru. Due cose di cemento.
Allora, vi faccio vedere che si può anche mettere i potenziamenti che si sbloccano coi punti e coi soldi. Vedete, c'è un sacco di pneumatici da strada, tutti i terreni fuori strada, quindi adesso dobbiamo andare fuori strada. E questi qui con le catene, quindi qua per il ghiaccio servirebbe proprio questo della catena. Il traino è il gancio di traino, la presa d'aria alta, se no quando andiamo nel mazza rimaniamo dentro. E visto che dobbiamo praticamente prendere esattamente questo, dobbiamo prendere questo. Poi ci mettiamo un po' di optional, i manubri, ci mettiamo le lucciozze, incredibili lucciozze, così faccia lo scaricozzo fatto bene perché dobbiamo tamarrarlo un po'. Vediamo i cerchioni, un tipo che mi piace, questo mi piace, questo cerchione mi piace. Allora, il colore, possiamo scegliere dei bei colorazzi, quelli proprio, questi sono i pastellozzi, quelli tosti. Verde e bianco? Ti piace? Dai, verde e bianco perché piace a Carla. I pupazzetti, gli mettiamo la Waiana, che l'altra la devo sbloccare. Accessori, le carte, mettiamo l'arbre magique, sì. Vabbè. E poi mettiamo l'adesivo esterno, che la mia azienda, la Marco Drums SPA, è Trucks Rescue Units. Qui ci voleva Shader Design a farci la livrea. Ok, allora abbiamo preso il camion, adesso andiamo praticamente subito qua. 1, 2, tac, 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 tac. È tutto qua vicino, eh? Allora vediamo un attimo, accendiamo le luci. Come vedete qua praticamente siamo, allora per Phil lo facciamo vedere da dentro, siamo su un'altra tipologia di camion, molto più, sì, qui siamo su un'altra tipologia di camion, inquina uguale, non crederti che qui è ghiaccio, quindi Phil vedi si può tranquillamente giocare da dentro e anche da fuori, chiaramente quando uso il pad mi blocca completamente l'uso del cavolini di Bruxelles. Devo mettere una visuale che riesco ad andare avanti e giocare con il... Oh, bella lì, ho sfasciato alla grande il camion. Vedi che è rosso? Quindi l'ho sfasciato alla grande, raga. Eh sì, gli ho dato una tramvata qui. Qui si passa. Vedete che non va sto cannotto. Allora, mettiamo la VD prima di tutto, perché sennò senza VD non andiamo da nessuna parte. Sono andato contro il guardrail, non hai visto? Stavo girando... Perché allora, con il pad potete girare la visuale e far tutto. Quando lo fai con il volante, appena vi gira la visuale, toglie il volante e mi fa un burdel. Sì. Sì, allora ragazzi, io ho avuto una problematica, nel senso che ho tutti i camion di riparazione fuori. Quindi facciamo una bella cosa. Visto che non ne ho neanche uno. Allora, negozio camion. Ok. Adesso tu devi aggiustarlo, non si aggiusta il camion? No. Sì, con questo. Sì, sì. Ho dovuto comprare il camion di riparazione. Sì. Il service. Con questo vado a aggiustare con gli altri. Ok. Ripara. Ok. A posto. Camion riparato. Ok, andiamo. Una posizione della telecamera onesta ci può essere? Vai, telecamera! A volte non mi prende il destra. Oh, ti ho schiacciato 2 volte. Ok. Oh, così riesco a vedere un po' davanti, vedi? Sennò in mezzo mi toglie proprio la visuale. Oh, vediamo qua nella fangazza. No, qua siamo. Ah, siamo sul ghiaccio, raga.
non devo sbloccarle. Guarda, guarda. Sopressivo. È il laghetto questo qua. Ok. Ci siamo? Vedi? Non gira? Bellissimo. Ok. Vi faccio vedere che attiviamo il gancio, vengono fuori i vericelli e adesso muoviamo la gru. X prendiamo, triangolo si tira su. Qua è tanta roba, mo, eh. Perché è stato perso, penso. C'è un sacco di cemento, chi è perso? Da qualcuno che c'è rimasto secco con... che ha perso il carico. Bello. Ok, adesso mandiamo giù. Tiriamo indietro. No, l'unico modo per tirare indietro proprio vicino è questo. Alzare è così, questo qui. Devi alzare il carico, poi girarlo. Porca loca. Allora, probabilmente sono troppo indietro adesso, eh. Ok, adesso sì. Per quello che dicevo a Phil, che uso spesso la visuale esterna perché c'è tutte ste, anche ste manovre, no? Ok, raga, quindi uno è caricato, disattiviamo il gancio. Andiamo a prendere l'altro che è qua. Ok, frena. Ok, ok. Attiva gancio. Gru. Oi, 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 oi. Ma che fai? Ma che fai? Modalità gru. Ok, adesso è quella giusta. Ok, adesso è quella giusta, ho tirato il cane. Ok, vai. Quindi non c'è solo in questo gioco il guidare, ma c'è anche operazioni di carico. Operazioni di andare a scoprire il paesaggio. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, tac, non sbagliate, ripisti la gru, se no starebbe lì a rifarmela. Disattiva, grandissimo, e imballa il carico. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a consegnarlo. Faccio vedere la visuale da dentro. Ogni camion ha la sua urca. Ciao amici e amiche di Twitch, come state?
Marco Drums Games, la mitica Bragali, Carla, eh? Facciamo, ciao a tutti. Un po' di SnowRunner, un po' di giochi, un po' di nicchia, di camionisti. Fangazza, ghiaccio, tante cose un po' così. Tutte le varie missioni da fare, qui devo andare a recuperare 4 scatole di cemento. Prima, seconda marcia, c'è tanto fango e quando rimango immischiato posso anche tirarmi fuori con il vericello. Vedete che proprio c'è tanto fango qui, eh? C'è la striscia di fango dove passano i mezzi e poi neve un po' schiacciata ai lati, quindi si scivola e c'è anche fango e acqua, quindi proprio un terreno di quelli melmozzi, eh. Ciao amici e amiche di Twitch. Allora dobbiamo andare, eh sì, è bello buiotto, eh. È perché si passa un botto di ore qui a andare da una parte all'altra, non è così semplice. E poi ci sono dei percorsi tosti, tosterelli. Ciao amici di Twitch, grandissimi, un sacco di live, un sacco di cose fighissime. Cerchiamo di non ribaltarci, perché a volte ci si ribalta. Quindi io mi attacco col vericello, tiro, almeno non si ribalta il mio camioncino bello, eh. Al dentro risulta così. Ok, dovremmo essere quasi arrivati, credo, eh. Eccoci qua, eccoci qui, raga. Abbiamo consegnato i primi due. Ok. Ok, scarichiamo. E abbiamo fatto i primi due, ok? Adesso gli altri due sacchi di Rob, dove sono? Non dirmi che mi devo fare tutta la mappa per andare a prendere due robi di cemento. Ok, mi devo fare tutta la mappa per andare a prendere due robi di cemento. Porca di quella miseria. Devo andare in magazzino. Non ho nessun mezzo di qua. Non ho nessun mezzo di qua. Allora, devo andare di qui. Devo andare di qui, poi di qui. Qui, 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 qui. Urca loca. Porca loca, ragazzi. Qui è tanta roba, eh. Tanta, è tanta difficoltà. Serio che devo farmi tutto questo pezzo? Fammi vedere dall'altra parte. Dall'altra parte devo farmi tutta la mappa uguale. Solo che invece di farmela da qui, me la devo fare di qua. Però a questo punto, quasi quasi. Vabbè, dai, fa niente. Ce la facciamo da qua. Allora, ce la facciamo di qua. Puoi provare? Dopo. Allora, devo anche recuperare un benzinaro, eh. Io ho comprato delle cisterne, le ho messe in giro, ragazzi, perché era veramente un problema la benza. Allora, vi faccio vedere un po' da dentro, che Phil, il mio amico Phil, diceva: Marco, fammi vedere più da dentro, ma ti faccio vedere che va in pappa il cervello a guidare da dentro qua, perché ti si sballotta tutta, Phil. Allora, o ti sballotti anche tu e allora il mio cervello non... Allora faccio anch'io così. Allora mi sembra, se no, per se sto fermo e vedo tutto che si sballotta avanti e indietro, mi viene da vomitare, quindi vedo che devo fare, e beh, se faccio così a mo è praticamente vomitiamo insieme. Vedi Phil, vedi, devi fare così, io che lo sto guidando e tu che stai, che vai in televisione, che lo guardi o sul cellulare, devi muoverti così, perché almeno ti, il cervello dice: ok, ci stiamo muovendo come vediamo in televisione. È per quello svelato il motivo del perché lo lascio fuori. Me l'aveva chiesto, no? Fammi vedere che lo vuoi comprare anche lui, così giochiamo insieme. Sarebbe figo, sarebbe figo. Ce l'ha anche Kevin. Ciao amici di Twitch, come state?
Allora, quando arriviamo in un certo punto, questo camion non ha il blocco differenziale, ha solo la VD, quindi tutte le ruote. Ah, ecco, quando ci fermiamo per dire in questo punto, possiamo andare in grigliello. Diciamo che gli alberelli ce li smangazza, invece quelli un po' più grossi ci dovrebbero tirare fuori dai guai. Quelli piccoli li sventriamo. Oh, adesso un bel palo grosso, vedi? A volte per fare una strada ci vuole veramente un sacco di tempo, perché il camion si blocca, un po' come si blocca. Allora attacchiamo il vericello, piano pianino, finché si beccano camion più fighi. Infatti nell'altra mappa, quella non del Michigan e dell'Alaska, in America, ma in Russia, abbiamo l'Azov, che è veramente una belva. E niente, questo gioco qui, ragazzi, è così, bisogna andare in giro a scoprire la mappa, aprirla, perché nelle mappe nuove non è aperto tutto, non vedete tutta la mappa completa, ma ci sono, anzi, guarda, ve lo faccio vedere. Quando andate sulle mappe generali, allora, le prime mappe che vi dà il gioco sono Michigan, io l'ho scoperta tutta, l'Alaska, dove siamo adesso, il Tajmir, che siamo in Russia, questa che è la penisola di Kola, Yukon, lo Yukon, ragazzi, dove c'è la febbre dell'oro, il Wisconsin, Amur, Don, Maine, Tennessee, sono i DLC che io comprerò a breve, quindi non c'è problema. Qualcuno da tre del tuo giochino? Ah, ok, il mio amore, perché stavo dicendo qua qualcuno da tre. Allora, questo gioco potete giocare cooperativa in quattro, si può portare avanti la propria partita, perché se io faccio entrare tre amici nella mia partita andiamo avanti con le mie missioni, col mio mondo. Quindi orca loca, se volete giocare si fa un po' per uno, ci si dà una mano, e quando andate nella partita degli altri vi dà stelle e soldi, quindi non è male anche andare a giocare dagli amici, perché qui tutti i vari potenziamenti, le gomme e cose così ve le dà praticamente. Ah, lì è il porto, è quello là, raga. Allora, io uso anche un altro tipo di sistema. Visto che questo ANK civile è una belva, è un po' più potente di quello lì, sinceramente, io che cosa faccio? Di solito vengo con questo per tirarmi fuori dai guai. Quindi io praticamente vado, vericello, seleziono la parte dietro, la parte davanti del camion, tiro e vado e mi trascino praticamente, facciamo la carovana di camion. L'altro è come se guida il computer, quindi è come se c'è dentro qualcuno, quindi gira, frena e accelera. Diciamo, è come se lo sto trainando, che è guasto, ecco, una cosa del genere. Diciamo che se lo facciamo online, io vi traino e voi siete dietro e siete voi, insomma, giocate con me in questo modo. Infatti con Kevin la maggior parte delle volte che io o lui rimaniamo bloccati, l'altro viene a tirarci fuori. Poi c'è anche la gru, c'è anche determinati altri mezzi proprio di soccorso, perché è così. Allora, questo ha l'AVD inserito, quindi le marce, le gomme che fanno tutte le gomme motrici, e il blocco differenziale, che girano tutti allo stesso modo, tutte le gomme con lo stesso numero di giri. Brava. Allora, ragazzi, questa la strada è tosta. La strada è tosterella. Perché non sono andato dritto? Ah, perché dritto è un disastro. Bisogna andare su di là. Quindi giriamo. A volte il vericello non ce la fa, Dobbiamo essere sicuri. Stiamo tirando giù un po' un alberello con il camion dietro, però non fa niente. Allora, questo ANK MK38 civile, perché non mi ricordavo più, è veramente una bella,
praticamente non si vede nulla perché è notte, eh. Ho preso le luci strafighe perché sennò le luci normali sono veramente ridicole, non vedete nulla. Allora sono riuscito a potenziarle e prendere queste belle luciate, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? La benza è un po' il problema, eh. Devo capire dove poter fare benzina, dove poter fare gasolio. Siamo orca loca, non me lo ricordavo più che mo c'è il laghetto qua. Ai 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 raga, allora qui è un problema perché se si inchioda, come è successo adesso, o arriva lui dietro che mi spinge un po', come vedete mi sta spingendo, farebbe normalmente quello che farei io se gioco online con qualcuno, che gli vengo dietro e gli spingo. E qua diciamo che adesso siamo fermi tutti e due. Che cosa facciamo? Io mi attacco col varicello, mi tiro fuori. Non vado troppo distante. Varicello. Tiro l'altro camion, così intanto avanza. Mollo, varicello mi tiro fuori, varicello dietro andiamo, lo faccio venire un po' verso di me, è veramente tosto, eh? Ok, aspettiamo un altro. Sì, se fosse un tram mi attaccherei volentieri al tram qua. Mamma mia. No, ce la facciamo un po' alla volta, ragazzi. Già consumano come delle portaerei, sti robi, più così. Ok, facciamolo venire un po' vicino, ok, è arrivata Olly. Uè, Thor! Vi saluto che devo andare, grazie per la live, ciao Phil, ciao amico mio, grazie di essere venuto con me. Noi facciamo ancora una mezz'oretta, poi ti ho detto mano di spalmare a Fettine Ver, grande amico mio! Grazie Thor, gentilissimo amico mio, dobbiamo fare delle live insieme, eh? Anche magari a questi giochi qua o quello che vuoi, quello che vuoi. C'è anche un gioco di carte fighissimo. Thor, che dobbiamo fare insieme in una live fighissima. Comunque ti ringrazio, ringrazio Manu e ringrazio anche te, amico mio. Dai che ci diamo una mano a settembre, partiamo. No, siamo già a settembre. Stavo dicendo, a settembre partiamo col botto, invece dobbiamo già andare col botto, eh. Grande Thor! Dai, non vedo l'ora che ritorni online nel live e che facciamo qualcosa insieme, amico mio, perché davvero. Secondo me vengono fuori delle live molto divertenti per i nostri amici. Ma AF122? Assolutamente sì, Manuel. E io ho ancora azzoppato. Amico mio, lo so, lo so. Dai, vedrai che ti passa. Sì. Ho AF122, ho appena finito di fare la gara prima. E io faccio sempre le gare complete. Ho fatto 72 giri prima in Olanda. Ha vinto Drums Verstappen la mia gara. Ma credo che anche nella gara normale abbia vinto, però non faccio mai spoiler. Non asso giocare così. Beh, allora, non esageriamo. Grande Manu, grande Manu, grande, grande. Sì, infatti, se no faccio un po' di casini. Thor, Manu, schiamo sempre con le due, tre, quattro lettere. E Cross, ogni tanto ci possiamo giocare. Assolutamente sì. A Formula 1 ci gioco volentieri. Non so come si può fare a invitarci da PC a me, però quando ci siamo volentieri, tanto se tu sei su Discord poi ci possiamo scrivere tutte le volte che vogliamo. Diciamo che noi stiamo facendo una lega e nella lega non so se puoi entrare tu, ma se puoi entrare anche tu a far parte della lega, quindi nessun problema, e anche giocare normalmente, tanto a me interessa solo giocare. Ok, tutte le ore sei su Discord, perfetto, così ci possiamo scrivere. Allora domani sera giochiamo ad Assetto Corsa Competizione con Zubituzzo TV, poi con Phil, non so se viene. Oh Madonna, guardate che
Porca loca, questo pezzo qui non me lo ricordavo che era così tosto. Sai che il tipo dietro mi viene addosso e mi dà un calchino? Dai, dammi un calchino. Gioco a Gran Turismo 7, a tutti i giochi di macchine, anche i giochi di camion. L'unico è Euro Truck Simulator 2 che non posso giocare anche se l'ho comprato, perché purtroppo il mio portatile, come sa bene Thor, non arriva da nessuna parte. Manco riesco a fare una live, quindi figurati giocare e far live insieme. Più avanti, se tutto va bene, mi farò un bel picciozzo da gaming, ma non lo so, vediamo un attimo, perché io sono più giocatore console, Manu. Non mi piace stare lì sul tavolino, sulla scrivania, col PC, non lo facevo una volta. Adesso mi piace il mio bel divano, la mia bella Logitech G923, magari più avanti compro Fanatec DD Pro, che è un volante assurdo. Il pettine verde è questo qui, amico mio, è questo qui, lo vedi? Il pettine verde perché Marco Drums si deve sempre pettinare, eh? Sempre pettinare. Poi ci sono i Miticoin, che sono i soldi di Twitch che puoi spendere, che fra qualche anno saranno sicuramente, avranno più valore che i Bitcoin e tutte le varie monete virtuali che non valgono nulla, ma i Miticoin varranno sicuramente, e sono il mio logo Marco Drums. I Miticoin sono un'idea di mio figlio Leonardo, che gioca a dei BD da Dio. DVD da Dio. Quando ci sono giochi un po' così, giocano loro, perché i miei riflessi ormai sono andati. Diciamo che io me la cavo con i giochi di macchine, però mi piace giocare a tutto e mi piace giocare con i miei amici sia di Twitch che anche gli amici reali. Qui ragazzi non ci passa una cippa. Allora, stacchiamo il vericello, attacchiamo. Questo gioco è molto bello perché, a parte esserci tanti mezzi, posso farvi vedere il salto tempo, dai raga, facciamo così, almeno arriva il giorno e non passiamo tutta la notte che non si vede niente. Magari poi voi da Twitch vedete tutto scuro senza adesso ho fatto passare, dovrebbe esserci il giorno. E niente, Manu, Thor mi conosce bene, grandissimo Thor, spero che si rimetta in presto col piedino e con le live, soprattutto che gli arriva la linea a casa, perché poverino, come fai a fare le live se deve farsi 40 km? È impraticabile. Almeno ci conosciamo tra youtuber, facciamo cose fighissime, insomma, tra streamers. Dobbiamo spaccare, dobbiamo fare un gruppo di streamers che giocano sempre. Anche questo gioco è molto bello, io ve lo consiglio. Sì. Faccio fatica a fare live e ho PC che dà problemi. Porca miseria, Manu, i PC, dai, speriamo bene, ma assolutamente, vedrai i Thor. Sono fratture, robe che... Allora, io mi sono fatto male il ditino, sono caduto da scemo. È presente quei film tipo che c'è giù una banana e uno cade così da rimbambito e tutti si mettono a ridere? È uguale, però mi sono spaccato il dito. Non mi sono mai spaccato niente in vita mia, questo ditino qua, il piccolino, no? Oh, ti dico che... successo forse 3 anni fa, sento ancora il cambio di tempo, o quando lo piego sento ancora un po' di dolore. Non è dolore, però si sente sempre che si è spaccato, no? No! C'ho il carburante esaurito! Non mi sono accorto a chiacchierare con voi, raga! No! Cioè, ho finito il carburante, ragazzi. Vai a quel paese, va. È sempre un po' una menata queste cose qua quando ci si rompe, quindi devi portare tanta pazienza e basta, porta pazienza. Guarda, era qui il carburante, ma siamo seri? Dai! Ma mo devo davvero portare la cisterna? No, facciamo una bella cosa. Sì, senza la benza, Thor! Avevi fatto una live bellissima. Tu sul Gran Turismo della benza, me la ricordo ancora quella roba lì. Infatti poi un giorno ho detto, dai che chiamo, infatti mi stavo dimenticando, lo tiro con questo. Ero andato avanti io ormai, abbandonavo un camion da 150 millozzi così. Come ho tirato quello, adesso posso tirare anche lui, vai. Un bel camion da 150 millozzi nella tundra. A me piace, ragazzi, sto gioco, non so cosa dirvi. Magari è un po' di nicchia, non se lo cagano in tanti, ma... Ah, bene, Manu!
Dai, allora noi abbiamo su Gran Turismo 7, vabbè, chiaramente tu da PC non hai Gran Turismo 7, a meno che hai la PlayStation, non lo so, adesso poi me lo dirai. Che culo. Ok, adesso facciamo la benza. Oh, che bello. Ah, ok, quindi Gran Turismo 7 non possiamo, perché noi avevamo un... Oh, frena, ciccio. Abbiamo un amico, si chiama Sharder, che fa delle livree non belle, ma dire eccezionali è dire proprio una stupidata. A quanto pare arrivi ultimo, no? Non credo. Allora, io andrei con lui, perché a un certo punto mi sembrava che andava più veloce. E Sharder Design fa delle livree assurde. Sì, esatto, grande Thor. Mi hai tolto le parole di bocca, mi hai scritto prima che pronunciassi le parole, perché con sto camionozzo mi sto un po' imbronciando. Ma che roba? Guarda il drift! Guarda! Chi fa il drift? Marco Drums drifta! Oh, adesso vado giù nel fosso! Marco Drums drifta! Drifta Drums! E abbiamo fatto la scuderia SD... aspetta... MDRT, Marco Drums Racing Team. Orca loca che legnata che ho preso. Devo stare attento qua. E niente, avendo fatto questa scuderia fichissima... Aspetta, io dove devo andare però, raga? Perché qua mi sto incartellando un po'. Urca loca. Ma siamo seri? Ma dov'è che sono finito? No, raga. Aspetta un attimo. Cioè, io devo fare tutta sta strada? Eh sì, effettivamente sì. E niente, lui fa le livree, noi corriamo, ci divertiamo, ridiamo, scherziamo con gli amici di Twitch, quindi qualsiasi amico di Twitch che vuole giocare con noi, sia SnowRunner che a qualsiasi gioco di macchine, calla. Le gomme da neve, Davide! Devo mettere anche le catene qua oltre le gomme, guarda che roba! Grande Davide! Grande Davide! Sì, sui giochi di guida la usa. Che cosa? Scusate raga, io non ho il... Cos'è che ha scritto? Che cosa uso, amico mio? Non ti ho letto. No, dico adesso. Che cosa? Me lo riscrivi, Manu, per piacere? Che non ho attaccato il PC e non riesco a vedere la live, la chat. Carla sta facendo altro, figurati se mi dà una mano. Perché non usi il volante? Ah, no! Allora, vedi, praticamente c'è la visuale così, ok? E se io uso il volante adesso e sposto la visuale, mi toglie il volante, va a vuoto e vado a sbattere. Allora devo trovare un angolo giusto, ok, e adesso uso il volante. Sì, va da Dio col volante, eh. È solo che vedi, se devo mettere il vericello, se devo fare le cose, è un gioco che bisogna usare volante e pad, secondo me. Vedi che adesso non vedo, dovrei girare la visuale, oppure mi metto da dentro ed è fortissimo perché dà le legnate quando vai a sbattere e forza quando ci sono, tipo adesso sta forzando ed è veramente tosto, ragazzi. Ve lo posso assicurare che fa venire le braccia belle belle tosterelle, eh? Poi il pedale dell'acceleratore è sempre giù a cannone e questo è solo il viaggio per andare a prendere due bancalini di cemento, eh? Poi devo anche ritornare indietro, quindi vedete voi quanto tempo perdiamo per andare a prendere due sacchetti di cemento. E noi diciamo, nella nostra bella comodità, che vai al negozietto di fianco a casa, 20 km, tutto dritto, prendi il cemento, vai a casa, lo usi. Invece qua no, in Alaska, nel Michigan, in Russia, e in tanti, nello Yukon, e in tanti altri posti, il cemento lo si deve andare a prendere così, raga. È bello tosto. Ciao Davide, come stai, amico mio? Scusami se... Vedi? E a volte o la vedi da dentro oppure da fuori con questa visuale. Ok, adesso mi prende il volante, però io ho bisogno di sapere adesso dove è la mappa. Devo aprire la mappa qui, vedi? Ok, bella Davide, grande, sono contento che stai bene. L'importante è quello, Davide, eh? Poi Davide, ragazzi, seguitelo anche lui. Tra l'altro Thor, Davide è uno streamer anche lui. È anche bravo, dopo al massimo ti mando i suoi link dei video, Davide La Monica si chiama, Thor.
Manu, e anche lui è uno streamer e fa dei buoni video, ha 300 e passa iscritti anche lui, e compra anche parecchio, comprerà il nuovo COD come ho comprato io, ho comprato The Last of Us, l'edizione quella strafiga che è uscita ieri o l'altro ieri, ed è forte, ed è forte anche lui, sì. Forte Davide, grande. Siamo parecchi streamer, figo, figo figata. Adesso qui dove dovevamo andare, vedi? Affangazza, qua c'è l'acqua. Ok, vedi? Manu, adesso c'è il fango, così mi conviene prendere il pad. Oh, se lo prendi possiamo giocare. Io l'ho già comprato, Io l'ho già comprato, ho preso God of War, ho preso Under Construction, Sì, credo proprio di sì, ma sì, credo proprio. Con l'altro giocavo con gli amici da PC, quindi spero tanto che sia anche questo. Magari non al day one e l'abiliteranno dopo una settimana, perché sai che di solito quei giochi lì quando escono sono un casino i server, però penso proprio di sì, Manu. Quindi ci si può giocare insieme anche a quello, L'unica cosa forse è per potersi sentire che noi, essendo da PlayStation, o ci sentiamo... Sì, faccio un po' tutto. Diciamo che l'unica cosa è che ho un po' di problemi dopo un'oretta a giocare quei giochi lì, che la vista mi va un po' insieme e mi fa venire un po' da sboccare. Però sì, onestamente possiamo giocare tutto quello che vogliamo. Sì, infatti, usiamo la chat di gioco, senza problemi. Senza problemi possiamo usare la chat di gioco. Infatti stavo arrivando, perché io a volte mentre parlo poi mi fermo un attimo a fare le cose nel gioco e mi perdo un attimo nei discorsi. Stavo infatti dicendo... noi usiamo la chat della Play, ma possiamo giocare quando ci sei tu la chat di gioco senza problemi. Ok, mi sono fatto la benza. Hai famina, amore? Devo preparare io la cena. Dai, mi fai un quarto d'ora e poi, puoi guidare tu. Ti va di guidare un attimo il camioncino? Dai, farebbe figo se... Giochiamo questo qua stasera? Ragazzi, mi ha detto, mi aveva promesso che guidava il camion, Vi dico solo questo. E poi, sì, questo accorciamento. Adesso dobbiamo ritornare dove eravamo prima, raga. Comunque vi voglio dire che ci vuole mezz'ora andare anche di là. Ritornare indietro, tac. Fai le piedine, Leo, che tu sei bravissimo. Ah, no, mi ha detto. Container ricarico. Ah, dobbiamo andare qua. Quindi, tac, tac, tac. Beh, l'ultima l'ho fatta proprio a cavolini di Bruxelles. Tac, tac e tac. Dai che ce la facciamo. Allora, come vedete, adesso abbiamo caricato il camion, quindi è tosto perché consumerà sicuramente di più. Adesso mi fa fuori 20 litri a minuto, ragazzi, di diesel, 20 litri a minuto, no, a chilometro. 20 litri di diesellotto a minuto. Con i prezzi che abbiamo del diesel sarebbe... Ciao Deciso! Come stai, amico mio? Dai che siamo arrivati a settembre, dai che siamo arrivati a fare le live tutti i giorni alle ore 21, poi non lo so stasera, però da lunedì tutti i giorni alle ore 21, tanto se vado in palestra vado dopo il lavoro, quindi riesco a fare sia palestra che lavoro che live. E io sto bene, mi sono fatto una settimana di mega pausa, ho fatto proprio una settimana non far nulla, non avere orari, a svegliarmi quando volevo, fare quello che volevo, ho fatto un sacco di video su YouTube, ma davvero tanti, di un sacco di giochi, quasi platinato un paio di giochi, uno era The Little Big Workshop, l'altro è Deliver Us the Moon, poi sono andato avanti tantissimo qui con l'amico Kevin. Io faccio il metalmeccanico, bello, grande Deciso, faccio il metalmeccanico, sono sui controlli numerici, 5 controlli numerici, 4 controlli numerici abbiamo in fabbrica, i torni paralleli, frese, e faccio pezzi Tetrapack, Barilla, Ferrovie dello Stato, sì, scusa per la pubblicità, scusa, no, faccio pezzi B, T, anche tu sei tornitore, grande, io su Fanuc, abbiamo i computer Fanuc. Sto studiando torneria. Ah, grande amico mio, è un bel lavoro. Allora, se ti specializzi e diventi bravo
C'è lavoro, c'è lavoro. Allora, c'è, i sistemi operativi dei macchinari sono o Siemens o Fanuc. E bravo, esatto, sì, esattamente. E perché siamo specializzati. Poi io tra l'altro, oltre alla specifica e i corsi della regione Lombardia, che sono in Lombardia, su Siemens, sistemi Siemens e Fanuc, e ho anche studiato, vabbè, dei corsi professionali, e centri di lavoro. E sono anche tornitore, perché adesso non sono tornitori, ti fanno operatore delle macchine utensili. Io sono anche un tornitore, quindi so fare anche i pezzi da zero col torno. Sono una bella rottura di scatole, però vabbè, io arrivo dalla vecchia scuola, quindi so usare anche i torni e le frese, quelle normali, senza i computer, senza i meccanismi di CNC. Comunque sì, facciamo, tu stai studiando quello che io faccio. Fa tutto da solo. Assolutamente sì, però fa tutto da solo se lo sai programmare, perché se non lo sai programmare, esatto. Metti la chiavetta, imposti gli sforzi degli vari utensili. E dipende dalla lavorazione, però, nel senso che ci sono lavorazioni che comunque non vanno bene e devi essere un po' in gamba a capire i giri, le velocità, le varie placchette da usare, che ce ne sono tantissimi tipi, le varie punte. Tu hai quelli manuali, ma sì, figurati se le scuole avranno i controlli istruttivi. No, io ho la biglia e abbiamo la Dosan, che è una ditta, credo che sia coreana, che fa i torni, Dosan, e i biglia, che sono italiani, che sono delle belle macchine, delle belle macchine. Insomma, sono 30 anni che lavoriamo, quindi spero di farne altri 15, così vado in pensione. E si lavora bene, si lavora bene. Ok. Diciamo che torno domani a lavorare dopo 4 settimane di ferie, Manu, quindi ci sta. 4 settimanozze di ferie, ci sta di brutto, mi sono rilassato. Adesso si tornerà e ci sarà tutto il lavoro urgente, so già che sarà un disastro, quindi era forse meglio fare una settimana in meno e non correre adesso, ma ho preferito anch'io fare una settimana insieme al mio capo e al mio collega di lavoro. Quindi io faccio un po' i pezzi per questi camion, per queste cose. Allora, sono in mancanza di 2300 tornitori, Lombardia, Veneto e Emilia. Credo che sia una roba delle ultime volte che ho letto il manualino che arriva lì dagli artigiani. Sì, c'è mancanza proprio di tornitori specializzati, però, Tu sei in Emilia, quindi nessun problema. Io ho due aziende che mando i pezzi che faccio io in Emilia-Romagna, quindi stai tranquillo che hai fatto una scuola dove lavoro ce n'è. Devi sbatterti, deve piacerti, perché sinceramente è un bellissimo lavoro, quindi fatti piacere proprio, anche se la scuola proprio magari non è un top, o spiegano insomma un po' così, fatti piacere proprio il fattore. Ecco, esatto, devi farti piacere il fattore che tu poi nella tua vita starai tante ore col tornio, quindi a te delle altre persone o della cosa non ti frega niente. Tu stai lì col tornio, il tornio fa quello che dici tu, non ti rompe le scatole, non si ribella, se lo fai lavorare 5 ore, 10, 20. Non si lamenta, fai esattamente quello che vuoi, basta che non sbagli, perché se sbagli poi sei tu a aver sbagliato, il tornio non sbaglia. Dico sempre al mio capo, il tornio non sbaglia, il tornio si rompe, le macchine non sbagliano, si rompono, quindi è una cosa diversa, la macchina non può sbagliare. Se vai a sbattere contro un mandrino o fai qualche stupidata che il pezzo non viene giusto, non è la macchina, sei stato tu. Ok, rifornimento, facciamo un po' di carbu. Andiamo a consegnare e ci lasciamo. Oh, amore, è rotto! Cazzo. Cosa? Un attimo. Lì si rompono sempre, perché ci sono. Beh, a parte che dovete imparare, ma sicuramente ci sono i cani che non gliene frega niente. Perché sinceramente, cioè.
se invece di togliere 0,5 togli 1,3 spacchi tutto, dipende se c'è un ossidabile, se è ferro al carbonio, se è acciaio al titanio, dipende che acciaio usa esattamente. Invece di 0,5 1,3 spacchi tutta la macchina, spacchi la placchetta, le placchette sono intercambiabili, ma sì, no, costano 10 euro l'una, però non è tanto il costo, è che spacchi tutto, spacchi la placchetta poi non taglia più, perché non è che taglia, è lo sforzo, la placchetta è più forte, più duro come materiale di quello che tu vai a lavorare, in base al materiale che tu lavori devi usare una placchetta, quindi ogni placchetta è fatta per un determinato materiale, se usi una placchetta sbagliata spacchi, e lì stanno studiando, probabilmente non sanno neanche da che parte si inizia a fare il lavoro, è un lavoro duro, io rompo sempre le tensioni da gola. Sbagli la velocità o l'avanzamento? Stai attento alle velocità avanzamento. L'utensile non deve fischiare troppo, ok? Non devi sentirlo fischiare, non devi sentirlo grattare. E sono quelle piccole cose che fanno poi il metalmeccanico bravo da quello. Sono l'esperienza che affina anche l'udito. Io sento l'utensile come taglia e so già se devo cambiarlo, se devo abbassare i giri, se devo aumentare. Non è che si abbassa solo, si devono anche aumentare a volte i giri in base al materiale. A volte faccio dei pezzi manu che va tutto bene, cambio la barra, perfetto, io adesso sono in terza ma ho iniziato in seconda, perfetto, perfetto, bravo, bravo. L'importante è che ti impegni e ti piace. Se ti piace davvero diventa veramente un bel lavoro, una figata. E quindi non c'è problema, capito? Quindi è un anno che lo faccio e mi dicono di essere un anno, sono bravo, perfetto. L'importante è che ti fai venire anche la voglia, ti fai venire la voglia di fare il tornitore, perché è veramente un bel lavoro, ti dà soddisfazioni. Poi dipende dove vai, cioè, qui nella mia zona c'è l'Enauto Elicotteri, c'è un sacco di aziende anche che fanno elicotteri, fanno aerei, quindi insomma dipende poi dove vai, però anche se vai a fare, per dire, i pezzi di ricambio delle auto, che io anch'io faccio automotive, non è male. Io faccio i raccordi dei freni, dei treni ad alta velocità, so che quando un treno frena l'ho fatto io il pezzo, se per caso non frena non è senz'altro il pezzo che ho fatto io, sarà qualcos'altro di qualcun altro se il treno va a sbattere, ma per adesso non è mai successo, quindi va tutto bene. Allora io ti dico, e poi ragazzi vi lascio che devo andare a far da mangiare, che ho avuto, io facevo anche service audio e luci, avevo tutto l'impianto, le casse, il mixer, tutto quello che poteva fare un service per i concerti, e quindi facevo sempre in concerto questo gruppo che si chiamava, non mi ricordo neanche più, vabbè, erano dei ragazzi di Milano. E c'era uno di questi ragazzi che amava la Ferrari in maniera incredibile, lei è Olivia, in maniera incredibile, che si chiamava, non me lo ricordo neanche più, e praticamente lui che cosa ha fatto? Lavorava in ufficio qui a Milano, sai quegli uffici che andavano in ciabatte, insomma quelli lì tipo Wind, beh non faccio pubblicità, scusa, ecco, mi escono, vabbè tipo gli uffici così, weirder, e praticamente ha fatto domanda in Ferrari fin quando è stato preso e adesso è al montaggio, quindi mai dire mai. Tu sei dalle parti di Reggio Emilia, questo qui da Milano è andato fino a Reggio Emilia per fare il lavoro, quindi se sei bravo, ti impegni, sei bravo, ti piace il lavoro, ti piace le macchine, ti piace stare in piedi 8 ore al giorno fisso davanti alla tua macchina e diventi bravo, perché no? È un sogno che tu puoi avere, è un obiettivo che ti devi porre. Io voglio diventare metalmeccanico, studio, sono il migliore a scuola e divento bravo. Quando vado a lavorare mi impegno, faccio vedere che sono bravo, ho un buon curriculum, non sbaglio i pezzi, faccio il lavoro fatto bene nelle 8 ore, presto attenzione a quello che faccio e tutto quanto, perché no? Mandi il curriculum e serve sempre gente brava. La gente che non è brava non serve mai a nessuno, la gente brava serve sempre. Giusto, mio amore? Allora, da Marco Drums Games, Manu, bella la chiacchierata che abbiamo fatto, mi fa piacere di averti conosciuto, spero che ti sei iscritto al canale Twitch, grazie mille, poi c'ho anche il canale YouTube e gli altri, ma ci sentiamo su Discord, grazie infinite che mi hai messo dentro nel vostro Discord, grazie Thor, grazie a tutti quelli che sono stati con me per SnowRunner, per questa breve live di un'oretta e mezza, vi aspetto, possiamo giocare insieme, Manu. Vabbè, tanto ci saranno altre occasioni in cui chiacchieriamo nelle live, quindi non ti dico buona scuola, buona continuazione, buona vita, ma ti dico
ti aspetto nelle prossime live mie, ok? Così chiacchieriamo e qualche volta possiamo anche giocare insieme ai giochi che abbiamo in comune. Vi aspetto, Marco Drums Games, stasera forse ore 21 live, ma non lo so ragazzi, perché ho fatte due e devo far da mangiare, sono un po' stanco, domani inizio a lavorare, ma domani sera assolutamente ore 21. Domani 21, assetto corsa competizione, credo, con la bici con Giuvituzzo e gli altri. Però comunque seguite il mio canale Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, dove io metto i giochi che faccio, che porto, l'orario e tutto quanto. L'orario è sempre le 21 comunque. Attivate la campanellina se volete, così sapete quando vado in live, che cosa faccio, cosa non faccio. Se vi piace venite, se non vi piace non venite. Se no, passate lo stesso sempre comunque per un saluto. Io spengo il camion e davvero vi saluto. Grazie a tutti, ciao Manu, ciao Thor, grazie mille del favore che mi avete fatto mettervi nel Discord e ciao. Ciao ragazzi. Ciao da Carla anche da Oli, vedi? Vedi Oli? Ciao Oli, saluta i nostri amici, eh? Guarda Oli, ciao. Ciao a tutti raga.